Ciao, siamo qui a Leopoli, abbiamo incontrato un attivista italiano che ora conosceremo insieme e capiremo il motivo per cui è qua. Ciao a tutte e tutti, sono Maso Notarianni, faccio il giornalista più o meno anche e in questo momento sono qui perché oltre a fare giornalista sono anche presidente di Arci Milano e nella presidenza nazionale di Arci, che sta preparando, credo parta stasera, una carovana di 50 mezzi insieme a tante altre organizzazioni della società civile italiana, cattoliche e non cattoliche, una carovana che porterà aiuti qui, che verrà qui anche per portare indietro persone ovviamente che vogliono scappare dalla guerra. Io vorrei che la parte nostra, quella di Arci, si concentrasse un po' di più su chi non riesce a scappare da qui perché è di un colore della pelle diverso dal normale, perché non ha voglia di andare a combattere, ma la situazione qua non è per niente facile, nel senso che c'è lo stato di guerra, c'è la legge marziale, chi non va a combattere rischia tanti anni di galera, chi viene, come dire, sospettato di attività in qualche modo disturbanti della guerra viene perseguito, quindi non sarà assolutamente facile riuscire a portar via gente che per esempio non vuole andare a combattere. Ricordo che i maschi dai 16 ai 60 anni non possono uscire dall'Ucraina, i transessuali non possono uscire dall'Ucraina perché nonostante siano donne vengono considerati ancora maschi, perché sui documenti c'è scritto che sono maschi. Insomma, ci sono tutta una serie di categorie che sono più a rischio delle altre, su quelle mi piacerebbe che ci si riuscisse a concentrare di più, ma comunque credo sia importante portare aiuti a una popolazione civile che sta sotto le bombe. Che se ne pensi del fatto che in questa città c'è un monumento a Bandera che ha sterminato 200.000 polacchi, tra polacchi ed ebrei, durante la Seconda Guerra Mondiale? Insomma, in Ucraina qualche problema di democrazia c'è ovviamente, ma non importa, la gente sta sotto le bombe indipendentemente dal regime sotto cui sta e la gente va aiutata comunque. Quindi bene fare questa carovana, bene dimostrare, bene venire qui a dire basta guerra ora. Bene, tu hai individuato qualche criticità particolare, proprio logistica, l'avvenimento di una carovana del genere? Se sì, quali? Se hai voglia di parlarne? Dal punto di vista logistico no, nel senso che qui è abbastanza tranquillo, nonostante gli allarmi antiaerei la vita è abbastanza normale, compatibilmente col fatto che siamo in guerra. Semmai l'unica difficoltà che vedo sta nel fatto che la stragrande maggioranza delle persone qui non chiede la pace, chiede le armi, e questo è una cosa con cui si devono fare i conti. Massimo rispetto ovviamente per chi invaso non ha voglia di farsi invadere, però bisogna fare i conti su questa cosa, su come noi dall'Europa ci poniamo nei confronti di questa cosa, sulle strade che si possono percorrere per aiutare questo popolo a non star più sotto le bombe e a raggiungere la pace. La strada di fornire più armi, da quel che si capisce, non è quella corretta, ce ne sono altre possibili, pressioni diplomatiche, interposizioni, ci sono tante cose che si possono fare in alternativa a fornire armi. Grazie mille. Grazie a voi. Ciao.